Jet Six, questo gruppo straordinario che ha riscosso un bel successo. Abbiamo fatto delle tappe importanti come il Blue Note Jazz Club di Milano, che è l'unico club in Europa che è sponsorizzato dal Blue Note di New York, il locale dove io presi anche un bel premio come rappresentante del jazz italiano nel mondo. Non ci penso proprio, perché secondo me devi sempre essere naturale, spontaneo come sei, e sullo strumento devi proporre quello che sai fare, non quello che hai studiato per far sentire agli altri. Se sbagli, sbagli, ma è proprio questo, è dare il cuore, arrivare nel cuore del musicista che ti ascolta, e soprattutto se è possibile far arrivare loro l'esperienza che non hanno. Vorrebbero due vite per rifare tutto quello che ho fatto, ma è stato fatto perché ho iniziato prestissimo, quindi a 14 anni, nessuno a 14 anni, già solo in teatro accompagnando uno spettacolo di rivista, quindi a 14 anni c'hai addirittura 15 anni di differenza da quello, dagli altri che incominciano, quindi una generazione di differenza. Ecco perché tutta questa grande esperienza, ma chiaramente dovevi essere anche pronto per poter affrontare orchestrazioni di Bob James, di Quincy Jones, Emil Deodato, Jerry Mulligan, Astor Piazzolla, Don Costa, tanti grandi musicisti, perché ognuno di loro ha avuto delle cose importanti che io ho conservato dentro il mio bagaglio personale. E a me piace tutta la buona musica, chiaramente il jazz è la mia musica, il mio grande amore, lo è sempre stato e lo sarà per sempre, perché non è bene che jazzisti si diventano, jazzisti si nasce. Quindi suonando bene il jazz, seguendo tutte le armonie, i giri armonici, mi è anche un po' più facile poter suonare altri tipi di musica, però sempre mettendo il cuore, la professionalità e leggendo. Una grande forza è stata anche quello di leggere la partitura per batteria, quasi a prima vista. Mi piace essere spontaneo, semplice, anche suonare semplice a volte, perché è troppo facile suonare davanti agli altri quelli che hai studiato per mesi e mesi. Invece è bello arrivare nel cuore della, muovere il piede. Stare con i giovani, ecco perché non ho mai mollato la scuola, anche quando stavo primo in classifica nelle versioni pop tipo Andamento Lento, non ho mai mollato la scuola, perché sì, è vero, io do delle cose a loro, ai giovani, come esperienza, no? Il modo di impugnare le bacchette, togliere certi difetti, ma anche loro danno molte cose, quindi è uno scambio. Ma io la prima cosa cerco di capire se c'è veramente una grande musicalità. Poi vedo l'impostazione, ma l'importante è capire se veramente lui è batterista e non fargli perdere tempo, capito? Questo è molto importante, perché a volte vieni tradito da questa cosa, quindi pensi di aver capito che può diventare un batterista, invece a volte no. Quindi bisogna stare molto attenti, io ci vado molto coi piedi per terra per capire bene. Marola Blues Band è il titolo del mio nuovo CD, un CD a cui tengo moltissimo, perché praticamente è il mio primo live dopo una lunghissima carriera, il mio primo live con tutti i miei successi pop,
il brano Pumarola Blues è suonato anche da Alex Britt alla chitarra blues, che è un inno alla pizza e al nostro tricolore, bianco, rosso e verde, come il pomodoro, la mozzarella e il basilico, la salicola. Il brano libero è cantato da Fausto Leale, che è stato sigla del Festival Bar dell'88, sigla di chiusura, che tra l'altro è l'anno in cui io vinsi con Andamento Lento. E questo brano è cantato da me e da Fausto Leale. Poi c'è Buddy De Franco, uno dei più grandi jazzisti del mondo, James Enese, che canta Ma vera. Ci sono tanti ospiti, percussionisti, vocalist e soprattutto la Pumarola Blues Band. Un batterista, potrei dire, metropolitano. Un batterista che fa musica sentendo, non so, una macchina che si mette in moto, un'autovettura che si mette in moto, un tram che parte, un treno che arriva. Perché queste sono le cose che io cerco, il quotidiano, il metropolitano, che cerco di mettere sulla batteria. Poi invece, se siamo su un'isola, gli scogli, le scogliere, l'acqua,